Adesso passiamo all'introduzione. Un attimo che recupero il programma. Ci saranno un'introduzione che appunto verrà svolta dai due curatori del libro, che sono Christoph Cornelissen, che è professore presso l'Università di Francoforte e direttore dell'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler di Trento, e Giovanni Bernardini, che è Affiliated Fellow presso appunto lo stesso Istituto di Trento e che è ricercatore di storia contemporanea dell'Università di Verona. Prego, professor Cornelissen. Incomincia Giovanni. Se non avete nulla in contrario, inizierei io, anche perché sarò molto più breve sicuramente del direttore. E io vi ringrazio molto Gramsci per l'organizzazione di questa cosa che ha perseguito con grande tenacia, visto tutti i problemi che abbiamo avuto in questi mesi. Non abbiamo potuto farlo dal vivo, ma diciamo, questo è comunque un ottimo sostituto. E anch'io vorrei ringraziare molto Laura Di Fabio perché più di altri si è spesa moltissimo perché questo seminario avesse luogo e quindi insomma, gliene sono particolarmente grato anche perché sono immeritatamente uno dei curatori del volume, ma in qualche modo cercherò in pochi minuti che mi prenderò di spiegare una cosa che secondo me non è neutrale rispetto al contenuto del volume, ovvero la sua genesi, come è nato e da questo si può già capire secondo me abbastanza dei contenuti. Intanto il volume nasce dal progetto sulla mediatizzazione nella storia che è stato avviato dal ciclo della direzione dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Cornelissen, Christoph Cornelissen, che parlerà tra un attimo. Nello specifico, questo volume ha voluto affrontare un argomento. Chiaramente la mediatizzazione nella storia è un tema potenzialmente infinito. In questo volume l'obiettivo era concentrarsi su un aspetto specifico, il rapporto tra lo sviluppo dell'ecosistema mediatico nella storia e il suo rapporto con la storia politica, religiosa, culturale e sociale. La chiave di tutto questo è nel concetto di lungo periodo, e qui arrivo alla cosa che mi preme sottolineare. Rispetto ad altri posti in Italia, l'Istituto Storico Italo-Germanico è un posto in cui lavorare insieme sul lungo periodo è una pratica comune e quotidiana, con la convivenza, diciamo, di storici che vanno dalla prima età moderna all'età contemporanea. È così che è nato il volume, attraverso un confronto costante sul metodo di lavoro, sull'interpretazione del concetto di mediatizzazione, di medialità nella storia e anche attraverso storici che se ne sono occupati in vari momenti della modernità, della lunga modernità, diciamo. Da questo confronto è emerso inevitabilmente una conclusione che sembra forse banale, ma banale non è, cioè che la mediatizzazione stessa è un fenomeno connaturato a questa lunga modernità che parte dal Cinquecento e arriva ai giorni nostri, e che proprio per questo il terreno della medialità della storia si presta come campo di confronto tra esperienze storiche diverse, lontane tra di loro, anche geograficamente separate, e appunto un confronto anche su tagli più sociali, tagli più politici, tagli più religiosi, che poi sono quelli che si ritrovano sia nella composizione di un gruppo allargato di ricerca come quello dell'ISIG, sia, speriamo, nel volume. E quindi all'interno di questo dibattito, di questa discussione seminariale che abbiamo tenuto in più riprese, ancora ben prima che il volume, diciamo, vedesse la luce, e che, ripeto, è un modo comune di lavorare per noi. Nel momento in cui abbiamo lavorato per anni sul concetto di transizione storica, per noi è diventato naturale, anche se non lo era all'inizio, è costato fatica, raffrontarci tra storici che parlavano di transizioni del Cinquecento e storici che parlavano di transizioni fino al XX secolo. All'interno del tema della medialità nella storia, e quindi, ripeto, del rapporto tra lo sviluppo dell'ecosistema dei media e gli sviluppi della storia politica, religiosa, culturale e sociale, principalmente europea, abbiamo identificato tre filoni, senza pretesa alcuna di esaustività. Questo volume nasce proprio
dall'idea, dalla realizzazione che esaurire un tema del genere è impossibile, però noi all'interno delle nostre competenze, dei nostri interessi, abbiamo individuato tre filoni in cui di fatto il volume è diviso. Volutamente è diviso per temi e non c'è alcuna divisione per periodizzazione, proprio perché vogliamo insistere su un concetto che è vitale per l'istituto e per il lavoro che si fa all'istituto. Lo stesso Paolo Prodi, fondatore dell'istituto, fino agli ultimi tempi, ha insistito moltissimo sull'abbattimento di questo confine tra storia moderna e storia contemporanea, che molto spesso risulta artificiale e impedisce la comprensione di sviluppi di lungo periodo. E quindi i tre filoni che abbiamo di fatto identificato sono, li cito, sono diciamo le tre parti in cui si compone il volume: media e conflitto, media e transnazionalità, e media e autorappresentazione del potere. Quanto riguarda il primo, media e conflitto, ovvero come i media diventano un terreno di conflitto, la prosecuzione di un conflitto politico e sociale con altri mezzi, potremmo dire, citando, parafrasando una citazione abbastanza nota, all'interno di questo terreno mediatico, alcuni di noi sono andati a studiare come però le regole di questo, su cui si sposta la contesa su questo nuovo terreno, sono regole diverse, rispetto ad altro. Il terreno di conflitto mediatico vive di regole, di equilibri, di linguaggi che sono propri a quello stesso terreno, quindi in qualche modo vive di una vita propria. Allo stesso tempo, alcuni dei saggi si concentrano sull'idea che i media in certi momenti diventino delle stesse armi di conflitto politico, religioso, e cercano di concentrarsi su come questo è avvenuto. Il secondo filone, media e transnazionalità, per quanto il concetto di transnazionalità ci abbia posto diversi problemi, perché parlare di nazioni e transnazionalità in epoca moderna, prima epoca moderna, è sicuramente diverso e più complicato rispetto al XX secolo. Anche in questo caso, c'è chi tra noi è andato a studiare il modo in cui l'approccio ai media, l'influenza dei media in certi contesti viene, come dire, copiato, trasposto e adattato in altri ambiti nazionali. O come ad esempio alcune organizzazioni, alcuni organismi transnazionali per natura, non a caso la Chiesa, abbiano sfruttato la sfera mediatica per, diciamo, come canale per il proprio messaggio, per raggiungere contesti nazionali apparentemente diversi e dominati da logiche diverse. O ad esempio, appunto, questa tendenziale traduzione, adattamento e convergenza della sfera mediatica, che in un saggio che parla di come si è comunicato l'andamento della prima guerra mondiale da parte dei media, sottolinea come di fatto le immagini che vengano proposte in contesti che sono non solo diversi, ma conflittuali tra di loro, finiscono per essere immagini convergenti. Infine, i media e l'autorappresentazione del potere. In alcuni saggi si cerca di spiegare come la rappresentazione del potere diventi un vero e proprio monumento che ha dei fini pedagogici e didascalici per illustrare alla popolazione una rappresentazione concreta del potere e delle sue dinamiche. Oppure, e questo è il saggio che chiude il libro, come alcune rappresentazioni edulcorate di eventi e processi. Nel libro si parla della rappresentazione della resistenza nella televisione italiana, siano state particolarmente deboli e indebolite al punto da contribuire, quindi fuori dalla sfera mediatica, alla creazione di una memoria debole e divisa di eventi e processi di enorme importanza come la resistenza. Questo è sostanzialmente il nostro tentativo. Per chi avrà voglia di leggere, di sfogliare il volume, c'è questo ostinato tentativo di mischiare le carte, di presentare continuamente saggi che saltano dall'epoca, prima epoca moderna, seconda epoca moderna, età contemporanea, in modo da dare l'idea di processi e sviluppi che meritano appunto un'attenzione nel loro complesso.
E quindi mi fermo e vi ringrazio ancora e passo la parola a Christoph Cornelissen.